Ragazzi, dovrebbe iniziare adesso la sequenza 2 Force, se no ci risvegliamo fuori. Ma che è successo? Stavi curiosando? Cavi al di fuori della partizione, Desmond. Così, dopo che l'animo sta trovato, t'ha rispedito qui. Segue solo gli ordini. Come un programma di verifica. Cerca di mantenere intatto il tuo cervello. Piaccia o meno. E tu che ci fai qui esattamente? Gioco, imparo, aspetto. In effetti, aspetto molto. Distraggo l'animus come meglio posso. Per te e le tue esplorazioni. Altrimenti potrebbe darti la caccia come un piccolo virus e eliminarti. Beh, il mio angelo custode. Quello non esiste. Sì. È vero, è tutto laico. Grazie. Ok, credo che si possa tornare dentro l'Animus, giusto? Yes. Cara sorella, Masyaf è occupata da una banda di Templari. E il loro obiettivo è chiaro. Vogliono i segreti rinchiusi nella biblioteca di Altair. Segreti che ritengono li condurranno a qualcosa chiamato Grande Tempio. Non so se ciò risponda o meno a verità, ma so che la biblioteca è sigillata. Ne ho veduto le porte. Tuttavia, nessuno può entrare senza le 5 chiavi che Niccolò Polo portò a Costantinopoli quasi 300 anni fa. Devo trovare quelli. I Templari ne hanno già scoperta una, e non so quanto sarà difficile trovare le altre. Solo il tempo, l'abilità e la fortuna potranno dirlo. Parola di Ezio Auditore. A te la parola di Francesco Amadori, però. Vabbè. L'abbiamo tramutata in Ezio Auditore. Crocevia del Mondo. Costantinopoli, maggio 1511. Una vita dopo. Ah, la colorazione che ha Assassin's Creed 1 per PC. Che ovviamente ci hanno messo mano, la grafica. Non tanto al resto, però alla grafica sì. Una veduta magnifica. È un lavoro in corso d'opera. Nessuna città d'Europa può vantare un profilo simile. Ebbene, per essere precisi, quella è l'Europa. Quella è l'Asia. Ah, ci sono confini che neanche gli ottomani possono spostare. Assai pochi. Il vostro accento è italiano, ma non i vostri abiti. Siete in viaggio da tempo? Sì, da molto tempo. Ho lasciato Roma 12 mesi fa in cerca di ispirazione. E quella ricerca mi ha condotto qui. Quando ero fanciullo, mio padre mi narrava storie sulla caduta di Costantinopoli. Intendete dire la conquista di Costantinie? Suppongo che la morale di qualunque storia sia dati all'indole del narratore. Sì, ne convengo. Bene. Costantini è un crogiuolo di ogni sorta di razze e credi. Studenti come me o viaggiatori come voi. Ho tanto di quel lavoro da fare, ma è bello essere a casa. Lavoro? Quando avevo la vostra età, i miei interessi erano, per lo più, salve. Sofia Sartor, veneziana. Sono sorpreso che abbiate combinato qualcosa. Anche mia madre. È stato un piacere parlare con voi, Effendi. Spero che qui troverete qualcosa di vostro interesse. Confido di sì. Benvenuti ad Istanbul. Se vi aiuto, mia signora.
Grazie, buon giovane. Tra l'altro questo è l'unico capitolo della saga dove giocheremo con tutti i personaggi incontrati finora: Desmond, Ezio e Altair. Anzi, in ordine preciso sarebbe Desmond. Benvenuto, fratello. Altair ed Ezio. L'agenda non menta. Tu sei l'uomo che non vedo l'ora di conoscere. Il celebre maestro e mentore Ezio Auditore de La La La. Da Firenze. Scusami, faccio fatica a rammentare quel incomprensibile italiano. Da Firenze, la città in cui sono nato. Ah, sì. Quindi, secondo le vostre usanze, io sarei Yusuf Tasim da Istanbul. Mi piace. Da cosa? Istanbul. Un altro nome per questa città. Evet, il preferito dai locali. Vieni, mentore da Firenze. Facciamoci un giro. Ok. Quello era il principe Solimano, che tanto avremo modo di conoscere approfonditamente durante tutta la storia. E parliamo con Yusuf. Sincronizzazione totale, non allontanarti troppo da Yusuf. Dai, un caldo benvenuto. Che tra l'altro è una missione che abbiamo già, cioè un titolo che abbiamo già incontrato precedentemente. E dall'Asia. Non troverai varietà maggiore in alcun'altra parte della città. Per questo gli assassini ne hanno fatto la loro dimora. Mi piacerebbe vedere dove. Assolutamente. La confraternita è sempre ansiosa di conoscere l'uomo che ha messo a tacere i Borgia. C'è qualcuno in città che non sa che sono qui? Beh, la tua scaramuccia con i Templari in Terra Santa non è passata inosservata. Quando mi sono messo in viaggio, la violenza era l'ultimo dei miei pensieri. Qua sembra molto Firenze. Avevo la saggezza, il sapere della biblioteca di Altair. E non hai pensato che era rimasta sigillata per 3 secoli? No, lo immaginavo. Ma non mi sarei mai aspettato che fosse sorvegliata dai Templari. Inquietante, non è vero? 5 anni fa, l'influenza dei Templari qui era minima. Una piccola fazione bisognava di rimettere i bizantini sul trono. Ma sono aumentati giorno dopo giorno. E con l'assenza del sultano Bayezid potrebbero tentare un colpo di mano. Non c'è un erede al trono ottomano? Non solo uno, 2 fratelli in lotta. Succede sempre in queste famiglie reali. Un po' come Barbarigo Venezia. I principi sguainano la spada. Vabbè ragazzi, qua fallire la sincronizzazione totale penso che sia veramente una cagata, eh. Cioè, nel senso, niente da stupidi. Tra Templari e Ottomani immagino avrete parecchio da fare. Con Ottomani hanno tanto da fare, in effetti. Oh. Quello che devo ricordare. Boom. Tecnica curiosa, Ezio. Solo finte e niente attacchi. Ok, non bisogna lasciare il riquadro azzurro. Benissimo. Se no si fallisce. Ok, meno male che ci hanno indicato. Là! Un'altra ondata! No, no. Guarda. Bisanzia è morta! Quanto te! L'intera città si desta. Prima i reggenti e ora i ratti. I soldati ottomani ce l'hanno a morte con quei briganti bizantini. Questo ci dà un po' di tempo. Quanto tempo? Pochissimo. Ti uccidono se solo li guardi storto. Anche se dopo se ne pentono. Commovente. Non è così male in realtà. Per la prima volta da decenni gli assassini possono vantare una forte presenza qui. Non è sempre stato così. Sotto l'imperatore bizantino, gli assassini venivano perseguitati e uccisi sul posto. Borseggiare, eccole qua che riaffiorano le tecniche di Paola. Ci siamo quasi. Certo che se mi metti però le musiche di Assassin's Creed 2 io piango. Non è giusto.
Comunque sì, qua c'è il rifugio degli assassini, mi ricordo bene. Immaginate una Firenze con una grafica così. Io impazzirei. Di qua. $150. Soldini e sincronizzazione totale portata a casa.